Incessantemente, fin dal primo momento, lavorai all'intreccio di rami di salice di cui era rivestita la cavità rotonda dentro cui a stento riuscivo a stare in piedi. Come adesso, trovai un sottile vincastro allentato, lo tirai fuori. Ah, ore, forse giorni mi è costato. Dall'intrecciatura da cui mi accinsi come sto facendo adesso da più di un'ora, ma la cesta di Salice in cui seguo è più nuova il suo intreccio non così marcito e ammuffito. Mi accingo a districarlo del tutto fin dove arriva. Mi appassionai, mi appassionano come se ne andasse da, dalla mia vita. All'inizio, quando per mia fortuna ero ancora come stordita e insensibile, no, non mi si poteva fare una cosa simile. Non a me, non il padre. Ritenni di essere stata sepolta viva perché non sapevo affatto dov'ero e l'usciolino attraverso il quale mi avevano fatto entrare lo avevano murato accuratamente, come udii che puzzo mi investì non era possibile dov'ero di quanto tempo ha bisogno un essere umano per morire di fame strisciavo tutto intorno nella polvere che dico polvere una melma nauseante era rotondo il mio contenitore rotondo e rivestito da un intreccio di rami di salice e poiché non lasciava filtrare nessun raggio di luce Nemmeno quando sicuramente erano passati e giorni e notte e ancora un altro giorno, forse ampiamente rinzaffato d'argilla. Così me lo figuravo e avevo ragione. Alla fine trovai delle ossa e seppi dov'ero. Qualcuno mugolò. Adesso non perdere la testa. Adesso no. La mia voce. Non persi la testa. Poi dopo molto tempo per quel raschiare quella ribalta che io non vedevo nulla fatica sono riuscita a scoprirlo si apriva in prossimità del pavimento la ciotola che fu spinta dentro che io rovesciai cercando la tastoni rovesciai l'acqua poi la focaccia d'orzo contemporaneamente per la prima volta gli stirilli sconci di una di quelle femmine quelli erano gli inferi, ma non ero sepolta viva ne ero condannata a morire di fame. Ne fui delusa? Bastava solo che rifiutassi il cibo. Sarebbe stato facile. Può darsi che se l'aspettassero. Dopo due o tre giorni, credo, cominciai a mangiare. E nei lunghi intervalli, dormivo appena. Tiravo, sfilavo, flettevo e davo strappi al vincastro. Qualcosa, che era più forte di tutto, dava strappi dentro di me. Per molti giorni pensai a una cosa soltanto. Una volta dovrà pur finire. Ma che... Ricordo ancora. All'improvviso mi interruppi, stetti a lungo seduta senza muovermi, fulminata dall'idea. Questo è il dolore. Era il dolore che pure credevo di conoscere e ora vedevo. Finora mi aveva appena sfiorata. Come non si riconosce il macigno che ci seppellisce sotto di sé e si avverte solo la violenza dell'urto, così il dolore per la perdita di tutto quello che chiamavo padre minacciava di schiacciarmi. Che potessi invocare quel nome, che lui lo potesse sentire, mi portò una ventata d'aria fresca. Prima o poi egli sarebbe passato di là. Niente dura in eterno. Questo mi causò un'altra ventata di sollievo, benché sollievo sia già a dir troppo. Esiste un dolore che non fa più male perché è tutto: aria, terra, acqua, ogni boccone e ogni respiro, ogni movimento. No, è indescrivibile. Non ne parlai mai, nessuno me ne domandò. Il ramo di salice adesso l'ho sciolto. Adesso ce l'ho nella mano, adesso non ci vorrà più molto. Lo nascondo, nessuno lo troverà. L'albero da cui venne reciso cresceva presso il fiume Scamandro. Quando il dolore mi abbandon abbandonò cominciai a parlare con i topi che nutrivo, con un serpente che viveva in una cavità e mi si avvolgeva intorno al collo mentre dormivo. Poi, col raggio di luce che penetrava attraverso la minuscola apertura da cui era venuto fuori il vincastro, il puntino di luce mi restituì il giorno. Poi parlai con quelle femmine, cosa a cui non, era assolutamente, non erano assolutamente abituate. Erano la feccia di Troia, mentre, privilegiata oltre ogni misura, io mi muovevo per il palazzo sopra di loro. La loro rozza soddisfazione era comprensibile mi accorsi che non potevano ferirmi se ne accorsero anche loro oh che parole mi insegnarono sputavano nella mia direzione dal passaggio lungo il quale strisciavo sul ventre per spingere oltre attraverso la botola della quella porcheria che quanto più a lungo ero prigioniera tanto più avidamente aspettavo non sapevo se mi capissero davvero chiesi i loro nomi Risate stridule, dissi il mio, strilli di scherno. Una, la più giovane, se potevo fidarmi della voce, mi sputò nella ciotola dell'acqua. Dovetti imparare che non tutti gli esseri umani che si sono abbassati al rango di animali sono in grado di ripercorrere la strada a ritroso. Quelle femmine divennero per me più pericolose di prima. Cominciai a averne paura. Un giorno la ribalta raschiò in un'ora diversa da quella del pasto, in vano attese di strilli. Una studiata voce maschile possibile mi parlò Andro, il Bellandro. Qui, Cassandra, come se ci incontrassimo a tavola nel palazzo, vieni qui, prendi questo. Che cosa mi porgeva? Qualcosa di duro? Di tagliente, cercai l'oggetto a tastoni con dita tremanti. Lo riconoscevo? Oh, quella bella voce gonfia di trionfo! Sì, era il cinturone della spada di Achille a cui, come potevo figurarmi, si arrivava solo se si era ucciso colui che lo portava. Sì, tutto era andato secondo i piani. Sì, l'eroe greco Achille era morto. E pentesilea, per favore! Pentesilea! Conciso, troppo conciso. Evviva! La ribalta ricadde, rimasi sola, ora veniva il peggio. Achille, la bestia era morto. L'attentato era riuscito. Se fosse dipeso da me, la bestia sarebbe ancora in vita. Avevano avuto ragione. La ragione è di chi ha successo. Ma non avevo saputo fin dall'inizio che non ero dalla parte della ragione? Sì. Allora mi ero fatta imprigionare perché troppo fiera per scedere a loro? Bene. Avevo tempo. Potevo ripercorrere la vicenda parola per parola, passo dopo passo, pensiero dopo pensiero. Dieci, cento volte sono stata davanti a Priamo. Cento volte ho tentato di rispondere di sì al suo ordine, di dichiararmi a favore. Cento volte ho detto di nuovo no. La mia vita, la mia voce, il mio corpo non davano altra risposta. Non ti dichiari a favore? No. Ma tacerai? No, 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 no. Avevano ragione e il mio ruolo era di dire no. Finalmente, finalmente le voci ammutolirono. Una volta nella mia cesta ho pianto di felicità. La più giovane di quelle femmine spinse dentro qualcosa sulla focaccia d'orzo, che le mie dita riconobbero subito prima ancora che la testa potesse formulare il nome. Anchise. legno. uno dei suoi animali. una pecora. un agnellino. Poi, fuori, lo vidi. Era un piccolo cavallo. Lo mandava Mirina. Ha convinto, non so come, la giovane guardiana che dal re del resto, da allora, non mi ha più abbaiato ingiurie. Ah, per quel pezzetto di legno dimenticai di mangiare. Sapevano davvero? Non mi avevano dimenticata. Sarei vissuta e sarei stata con loro. Non ci saremmo più perdute. Fino a quando non fosse accaduto ciò che non si poteva più arrestare, la rovina di Troia. E così avvenne. Quando fui fuori, vissi a lungo con le mani davanti agli occhi e, preferibilmente, nelle caverne, perché non sopportavo la luce. Mirina, che non si allontanava mai da me, mi ha costretta a guardare a poco a poco la luce fino al nostro ultimo incontro. Non parlammo di Pentesilea né delle sue ferite. La vidi nuda, era coperta di cicatrici. La mia pelle era liscia e lo è ancora a un passo dalla fine. Spero che sappiano il fatto loro. Se è così, basta un taglionetto. Era il tempo in cui solo una donna poteva toccarmi. Enea venne, si sedette accanto a me, carezzò l'aria sopra la mia testa. Lo amavo più della mia vita. Non viveva da noi, come facevano altri giovani che erano stati meno amati nel corpo e nello spirito dalla guerra. Arrivavano come ombre. La nostra vita... Piena restituiva loro calore, sangue, anche piacere. Se chiudo gli occhi, vedo le immagini: il monte Ida nella luce che muta, i pendii con le caverne, lo scamandro, le sue sponde. Per noi il mondo era quello. Nessun paesaggio può essere più bello. Le stagioni, il profumo degli alberi e La nostra esistenza priva di vincoli. Ogni giorno una gioia nuova. Fin lì la cittadella non arrivava. Non potevano combattere contemporaneamente il nemico e noi. Prendevano i frutti che raccoglievamo, le stoffe che tessevamo e ci lasciavano stare. Vivevamo poveramente. Cantavamo molto. Mi ricordo, conversavamo molto. La sera, vicino al fuoco, nelle caverne, nella caverna di Arisbe, dove la figura della dea sulla parete sembrava viva, Cilla e le altre donne le rivolgevano preghiere e deponevano offerte. Nessuno glielo impediva. A chi aveva bisogno di una solida speranza non imponevano la consapevolezza che eravamo perduti, ma la nostra allegria, che non perse mai il suo fondo scuro, non era forzata. Non cessavamo di imparare, ciascuna dava all'altra il suo specifico sapere. Io imparai a fare vasi, recipienti di terracotta, inventai un motivo con cui li dipingevo nero e rosso. Ci raccontavamo i nostri sogni: molte, molte si meravigliavano di quanto essi ci rivelassero di noi, ma spesso per la verità quasi sempre. Parlavamo di coloro che sarebbero venuti dopo di noi, di come sarebbero stati, se avrebbero conservato ancora notizia di noi, se avrebbero fatto quello che avevamo trascurato, se avrebbero corretto quello che avevamo sbagliato. Ci rompevamo la testa per trovare il modo di lasciar loro un messaggio, ma non sapevamo scrivere. Incidevamo a. Animali, esseri umani, noi stesse nelle caverne scavate nella roccia che poi, prima che arrivassero i greci, bloccammo. Premevamo le mani l'una accanto all'altra nell'argilla morbid morbida. Chiamavamo ciò e ci ridevamo, eternarci, ne risultava una festa del contatto in cui era quasi naturale toccare e conoscere l'altra, le altre, Eravamo fragili. Dato che il nostro tempo era limitato, non potevamo sprecarlo con questioni secondarie. Così ci avvicinammo giocosamente, come se ci fosse dato tutto il tempo del mondo, alla questione principale. A noi, due stati e due inverni. Nell'inverno del primo anno Ecuba, che talvolta veniva e se ne stava lì seduta in silenzio, ci mandò Pentesi, Pentesi, Polissena. Era uscita di senno, era impazzita per la paura. Scoprimmo che tollerava intorno a sé solo cose soffici, contatti lievi, luce crepuscolare, suoni attutiti. Achille eh, prendemmo nel tempio... In punto di morte aveva strappato a Odisseo la promessa di sacrificare sulla sua tomba, dopo la vittoria dei greci, Polissena che lo aveva tradito. Il volto era devastato, ma il suono anche remoto di un flauto riusciva a farla sorridere. Nella primavera del primo anno Priamo mi mandò a chiamare andai e mi accorsi che per le strade di Troia non sapevano chi ero. Era quello che volevo. Il padre, che non accennò nemmeno con una parola l'accaduto, mi comunicò seccamente che c'era un nuovo possibile alleato. Ma come si chiamava? Euripilo. Con truppe fresche, non da disdegnare. Ma mi voleva per moglie, se doveva combattere insieme a noi. Per un po' tacemmo, poi il re volle sapere se avevo qualcosa da dire in merito. Dissi, perché no? Il padre pianse debolmente, lo preferiva dirato. Venne Euripilo, c'era di peggio. Il giorno dopo, la prima notte, con me cadde, in uno di quegli scontri di logoramento che i greci ingaggiavano perché non riuscivano a espugnare la città. Ritornai allo scamandro. Nessuno sprecò una parola sulla mia breve scomparsa. Nell'ultimo anno di guerra a Troia le donne incinte erano rarissime. Molte guardavano con invidia, compassione, tristezza la mia pancia. Quando i gemelli nacquero, fu duro. Giacevo nella caverna di Arisbe. Una volta invocai la dea. Cibere, aiuto! Ebbero molte madri ed Enea fu il loro padre. Tutto quello che si deve vivere l'ho vissuto. Marpessa mi poggia le mani sulla schiena. Sì, lo so, verranno a momenti. Voglio vedere questa luce ancora una volta, la luce che vedevo in compagnia di Enea tutte le volte che potevamo. La luce dell'ora che precede il tramonto, quando ogni oggetto comincia a brillare autonomamente e a porre in risalto il colore che è suo. Eneva diceva per affermarsi ancora una volta prima della notte. Io dicevo per consumare fino in fondo ciò che resta della luce e del calore e poi accogliere il buio e il gelo dentro di sé. Ci veniva da ridere quando ci accorgevamo di parlare per metafore. Vivevamo così, nell'ora di prima del buio. La guerra, ormai immobile, gravava pesante e svogliata, un drago ferito sulla nostra città. La sua prossima mossa era destinata ad annientarci. Del tutto all'improvviso, da un attimo all'altro, il nostro sole poteva tramontare. Con amore e precisione. Abbiamo seguito il suo corso in ciascuno dei nostri giorni che erano contati. Mi stupì che ogni donna dello Scamandro, per quanto fossimo diverse tra noi, avvertisse che tutte stavamo sperimentando qualcosa e che questo non dipendeva dal tempo a disposizione o dal persuadere o meno la maggioranza dei nostri troiani che ovviamente restavano nella cupa città. Non ci consideravano. Non ci consideravamo un esempio, eravamo grate perché era concesso proprio a noi di godere del massimo privilegio che esista: far avanzare una sottile striscia di futuro dentro l'oscuro presente che occupa ogni tempo. Anch'ise, che non si stancava di ricordarci che ciò sarebbe stato sempre possibile, che visibilmente diventava sempre più debole e non riusciva ormai a intrecciare le sue ceste che spesso doveva starsene sdraiato, ma continuava a impartire insegnamenti per dimostrare che lo spirito è superiore al corpo che continuava a litigare con Narisbe, da lui chiamata grande madre, era diventata ancora più mass massiccia, sciancata, con la sua voce squillante colmava la distanza che non riusciva più a percorrere. Anchise fu, credo, che amò con tutto il cuore la nostra vita nelle caverne, senza riserve, senza tristezze, senza dubbi, che appagò un suo sogno e che insegnò a noi giovani come si sogna restando con i piedi per terra. Poi anche questo finì, un pomeriggio, sotto il cipresso dove trascorrevo spesso le ore calde della giornata, mi svegliai col pensiero sconsolato. Tutto è sconsolato. La parola ritornò, spalancando ogni volta un abisso dentro di me. Poi arrivò un messo perenone. Paride era ferito. Chiedeva di lei. Doveva salvarlo. Assistemmo a come preparò le ceste con erbe ben detinture, piegato il suo bel collo bianco, che a malapena riusciva a sostenere ancora il capo. Paride... L'aveva allontanata da sé, quando aveva avuto bisogno di molte fanciulle. La rodeva un cruccio verso quell'uomo, non per ciò che le aveva fatto, ma per la natura, sempre uguale nel mutamento. Ritornò assente. Pari, era morto. I medici del tempio l'avevano chiamata troppo tardi. Era morto tra i tormenti, di cancrena. Ancora una, pensai. Con questo sguardo fisso. Io, la sorella, dovete andare al funerale di Paride, lo feci. Volevo rivedere Troia e trovai un sepolcro e Becchini, gli abitanti, tutti, che vivevano soltanto per sotterrare con cupa pompa se stessi in ogni morto. Le norme per la sepoltura che i sacerdoti ampliavano sempre di più e che andavano rispettate scrupolosamente divoravano la vita quotidiana spettri portavano uno spettro al sepolcro non avevo mai visto nulla di più irreale e la cosa più orrende a tutte era la figura del re che il corpo cadente avviluppato nella porpora era portato da quattro robusti giovanotti davanti al corteo anche questo finì la sera sulle mura ebbi con Enea la conversazione dopo la quale ci separammo. Mirina non si allontanò più da me. Certo è un'illusione che negli ultimi giorni la luce su Troia fosse smorta, smorti i visi vago quello che dicevamo aspettavamo. Il crollo giunse rapidamente. La fine di quella guerra fu degna del suo inizio, un infame inganno, e i miei troiani credettero a ciò che videro, non a ciò che sapevano, che i greci si fossero ritirati e lasciarono davanti alle mura quel mostro che tutti i sacerdoti di Atena, a cui quella cosa doveva essere dedicata, osarono chiamare frettolosamente cavallo. Dunque la cosa fu un cavallo! Perché così grande? Chissà! Grande quanto il timore revelenziale dei nemici battuti per Pallade Atena, che proteggeva la nostra città! Portate dentro il cavallo! Era troppo! Non credevo alle mie orecchie! Dapprima ci provai con tono oggettivo: Non vedete? Il cavallo è troppo grande per le nostre porte! Allora larghiamo le mura! Adesso costava caro! Che a malapena sapessero chi ero! Il brivido che era attaccato al mio nome era ormai sbiadito. I greci me l'hanno attaccato di nuovo. I troiani risero delle mie grida. È matta! Avanti, sventrate le mura! Su, andate a prendere il cavallo! La loro preoccupazione di sistemare subito in città quel simbolo di vittoria era più violen violenta di ogni altro impulso. All'aspetto non sembravano certo dei vincitori quelli che trasportavano in preda a folle delirio l'idolo nella città. Temevo il peggio, non perché intuivo il piano dei greci mossa dopo mossa ma perché vedevo l'incontrollata baldanza dei troiani gridai pregai scongiurai e parlai con tutti gli accenti non riuscii ad arrivare fino al padre era indisposto e omelo ero di nuovo davanti a lui vidi quel viso che ogni volta si dimentica e che proprio per questo è destinato a durare senza espressione, ferreo, irriducibile. Se anche mi avesse creduto non si sarebbe messo contro i tiranni, piuttosto si sarebbe fatta ammazzare, vale a dire che sarebbe sopravvissuto e i greci se ne sarebbero serviti dovunque fossimo, fossimo, fossimo arrivati. Lui sarebbe stato là e sarebbe passato sopra di noi. In quel momento capì ciò che il Dio aveva disposto. Tu dirai il vero, ma nessuno ti crederà. Eccolo, quel nessuno che avrebbe dovuto credermi e che non poteva farlo, perché non credeva assolutamente a niente. Un nessuno che non era capace di fede. Allora, oh maledetto il dio Apollo! Ciò che accadde quella notte lo racconteranno i greci, a modo loro. Mirina fu la prima, poi, colpo su colpo e fendente su fendente, e stoccata su stoccata, il sangue corse per le nostre strade e il suono dei lamenti che si levarono da Troia mi si è inciso nelle orecchie. Ed allora... Lo sento giorno e notte. Ora ne sarò liberata. Quando poi, temendo i simulacri degli dei, mi chiesero se fosse vero che il piccolo Iace mi aveva violentata vicino alla statua di Atena, ho tacciuto. Non fu presso la dea fu nella tomba degli eroi dove cercammo di nascondere Polissena che gridava e cantava forte noi io ed Ecuba le ficammo in bocca della stoppa i greci la cercavano in nome del loro eroe più grande la bestia Achille e la trovarono presso il suo amico il bellandro la tradì contro la sua volontà strillò lui ma che cosa poteva fare, visto che lo minacciavano di morte? Ridendo forte, il piccolo agliace lo ha trafitto. All'improvviso Pulissena fu piena, fu pienamente in sé. «Uccidimi, sorella!» pregò sommessamente. «Ah, me infelice!» Avevo altezzosamente gettato via il pugnale che alla fine Nea mi aveva costretto ad accettare. Non per me. Per la sorella l'avrei potuto usare. Quando la trascinarono via, il piccolo Aiace mi fu addosso ed Ecuba, che avevano immobilizzato, proferì maledizioni che non avevo mai udito. Una cagna gridò il piccolo Ajace quando ebbe finito. La regina dei troiani. Una cagna ululante. Sì. Così fu. E ora viene la luce. Quando stetti per l'ultima volta sulle mura a contemplare la luce insieme a Enea, finimmo per litigare. Ho evitato di pensarci fino ad ora. Enea che non aveva mai esercitato pressioni su di me, che mi aveva sempre accettata per quello che ero, che non aveva mai voluto piegarmi o mutarmi in alcunché. Insistette. Perché andassi con lui. Giunse al punto di ordinarmelo. Era insensato gettarsi in una rovina che non si poteva più arrestare. Dovevo prendere i nostri figli, disse, i nostri figli e lasciare la città. Era già pronta a questo scopo una piccola schiera di troiani e non dei peggiori, con le provviste e le armi necessarie e decisi. Ad aprirsi un varco, a fondare da qualche altra parte una nuova Troia, a ricominciare da capo. Massimo rispetto per la mia dedizione, però adesso era troppo. Tu mi fraintendi, dissi esitando. Non è per Troia che devo rimanere. Troia non ha bisogno di me, ma è per noi, per te e per me. Enea, caro, mi hai capita. Molto prima di doverlo ammettere era chiaro a tutti i sopravvissuti i nuovi padroni avrebbero imposto la loro legge la terra non era grande abbastanza per sottrarsi a loro tu Enea non avesti scelta dovevi strappare alla morte qualche centinaio d'uomini eri il loro capo ma presto molto presto dovrai diventare un eroe «Sì!» hai esclamato. «E allora?» «Vidi nei tuoi occhi che mi avevi compresa. Non posso amare un eroe. Non voglio vivere la tua trasformazione in monumento!» «Caro, non hai detto che questo non ti succederà. Oh, che potrei evitartelo! Contro un'epoca che ha bisogno di eroi, non c'è nulla da fare. Lo sapevi bene quanto me!» Hai gettato in mare l'anello al serpente. Dovevi andare lontano, molto lontano, e non sapevi che cosa sarebbe accaduto. Io resto. Il dolore ci ricorderà di noi. Grazie adesso, dopo, se ci rincontreremo, e qualora un dopo esista, potremo riconoscerci. La luce si spense. Si spegne. Vengono. Ecco dove accadde. Questi leoni di pietra l'hanno fissata. Al mutare della luce, paiono animarsi.